Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come introdurre per esempio delle tabelle all'interno di un foglio di videoscrittura e utilizzarlo un po' come se fosse un foglio di calcolo. Noi utilizziamo LibreOffice Writer all'interno della suite LibreOffice, ma il discorso è molto simile, diciamo, per quello che avviene in Word e con Excel. Allora, introduciamo subito una tabella. Noi andiamo all'allineamento al centro. Poi faccio una tabella, ad esempio, con il tasto tabella di 4 colonne per 4 righe. A noi ci piace anche la maniera in cui vengono formattate automaticamente. Andiamo nel menu tabella e facciamo stile di formattazione automatica e ci piace questo qua, il riquadro blu. Come vedete c'è un'intestazione blu, poi uno segna tutti gli elementi che vuole mettendo il segno della spunta e poi ogni riga ha uno sfondo diverso per facilitare la lettura. Allora, noi oggi che cosa faremo? Dato che questa è l'intestazione, faremo una tabella come una specie di listino dei prezzi dei prodotti che vende questo negozio. Allora, qui ci scriviamo il nome dei prodotti e qui ci scriviamo ad esempio il prezzo. Qui mettiamo il numero degli articoli comprati dalla persona e qui c'è il subtotale. Quindi nel subtotale ci andrà semplicemente la moltiplicazione del prezzo per il numero degli articoli. Quindi noi metteremo anche delle formule e noi bloccheremo, diciamo, le celle per fare in maniera tale che il compilatore non si sbagli e non mi cambi per esempio il prezzo dei prodotti. Quindi noi costruiamo questo tipo di documento affinché qualcuno lo utilizzi senza sbagliarsi all'interno dell'azienda. La nostra azienda vende questi prodotti, per esempio la sedia modello 1, non lo so, il tavolo è associato, mi sto inventando, è modello 1, scriviamo bene, tavolo, poi che cosa possiamo vendere? L'ombrellone, questi sono i totali, quindi noi andiamo con tab per creare nuove righe, vedete che lui ci mantiene la colorazione, facciamo ombrellone e poi che cosa possiamo vendere? Per esempio una sdraio, d'accordo? Allora il prezzo, la sedia diciamo che viene 45 euro, il tavolo viene 350 euro, l'ombrellone viene 150 euro e la sdraio viene 75 euro. Allora possiamo anche dirgli, se noi selezioniamo tutta la colonna, vedete quando la I, il cursore si trasforma in freccettina nera, facciamo tasto destro, rifacciamolo, selezioniamo tasto destro e facciamo il formato numero e gli diciamo che sono degli euro. Un attimo che sono scomparsi tutti i nostri prezzi, facciamo CTRL Z per andare indietro, perfetto, selezioniamo tasto destro, formato numero e gli diciamo valuta, quindi sono degli euro, con il punto come separazione delle migliaia, la virgola dei decimali e il segno euro. Vediamo che in LibreOffice c'è un piccolo problema, perché il segno euro ce lo mantiene finché non creiamo più righe. Se noi continuiamo a fare tab, vedete, e noi creiamo un'altra riga, dopo un po' abbiamo notato che sparisce il segno euro, non sappiamo come mai. Il numero degli articoli. Allora, noi ammettiamo che per esempio questa persona debba riempire soltanto il campo numero articoli e non tutti gli altri campi. Mettiamo qui subito la formula. Allora facciamo tabella, formula, in 448, che cos'è la formula? È il prezzo, vedete B2, per, con l'asterisco che si trova nel tasto del più, quindi maiuscolo più, per B3, per C2, chiedo scusa, e facciamo ok. Facciamo ancora la formula, tabella, formula, e facciamo in questo caso viene B3 per, con l'asterisco, C3, e facciamo il segno di spunta, ovviamente da 0 perché ancora non abbiamo inserito il numero di articoli. Facciamo ancora una volta formula, queste cose si potrebbero fare con il foglio di calcolo, ma ammettiamo che a noi ci serve per qualche motivo solo il foglio di videoscrittura LibreOffice Writer. Allora facciamo B4 per, con l'asterisco C4, cioè il prezzo per il numero di articoli, segna di spunta, e l'ultima formula per farla breve, menu tabella, opzione formula, e ci scriviamo il prezzo in B5 per, con l'asterisco C5. Facciamo segno di spunta. Quello che dovrà fare la persona è, senza pasticciare, inserire solo il numero degli articoli, cioè lui non può, il compilatore di questo foglio non mi può pasticciare
e inserire, cambiare il nome dei modelli, dei prodotti venduti e il prezzo. Qui facciamo anche così, facciamo il totale dei totali, lo chiamiamo totale, il totale dei subtotali, e facciamo sempre menu tabella, formula, che cosa? La scegliamo qua, è la somma di, invadiamo questi campi, di tutto il nostro, da D2 a D7, facciamo segno di spunta, come vedete viene. Allora noi che cosa facciamo? Semplicemente quando il cursore da I, diciamo, diventa una freccina nera, clicchiamo, selezioniamo tutta la colonna e nel menu tabella facciamo proteggi cella. Sarebbe in realtà proteggi serie di celle, ma non l'ha capito. Non mi deve toccare il modello del prodotto. Selezioniamo ancora quando da I diventa freccetta nera, non mi deve toccare il prezzo perché non me lo deve cambiare, proteggi cella. Non mi deve toccare il subtotale e vedremo che se anche le celle, chiedo scusa, contenenti delle formule vengono bloccate, la formula funziona ugualmente. Menu tabella, proteggimi anche questa cella. Quindi che cosa dovrà fare? Niente, all'entrata del cliente ha comprato per esempio due serie, nel numero articolo scrivi 2 ed ecco, vedete che si sta compilando il foglio. Ha comprato per esempio un tavolo, ha comprato zero ombrelloni per qualche motivo. E ha comprato 4 sdraio ed ecco che mi viene compilato il foglio. Possiamo fare anche così, vediamo se ci viene. Selezioniamo quando il cursore si trasforma in freccina nera, facciamo tasto destro, formato perché anche questi sono euro e proviamoci se lo mantiene. C'è questo piccolo errore, qui lo mantiene. Vediamo se cambiamo, possiamo anche cambiare perché la persona cambia idea, dice no, dei tavoli noi abbiamo bisogno di due, facciamo tab ed ecco che viene il totale. Quindi se vedete il compilatore tenta di modificare il nome, va dentro la cella, la invade, il contenuto protetto da scrittura non può essere modificato. La stessa cosa per il prezzo e la stessa cosa per il subtotale perché noi ci abbiamo messo le formule. Quindi nei fogli di videoscrittura e LibreOffice Writer si possono creare le formule con tabella, voce, formula, la somma, diciamo quelle di base, e poi si possono proteggere le celle con il menu tabella proteggi cella, che sarebbe in realtà proteggi serie di celle, e se uno vuole disattivare la protezione di celle per modificare il foglio si può fare con questo menu. Quindi questo che cos'è? È un foglio che per un compilatore non proprio alfabetizzato dal punto di vista informatico è facile perché non può sbagliare, perché non ci può cambiare i contenuti di ciò che deve rimanere fisso. Bene, il video finisce qui, spero vi sia stato utile, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.